Deneb è una stella della costellazione del Cigno. È una supergigante bianca, è la stella più luminosa del cielo notturno. Esistono persone che brillano di luce propria, irradiano gioia, voglia di fare e trasmettono benessere. Sono le cosiddette persone solari. Così come Francesca, un uragano di energia, un leader per famiglia e amici, orgogliosa degli altri successi. Amare è un verbo e si dà senza interessi. Una leonessa che non ha voluto mai abbassare la guardia, neanche di fronte al drago. Quel drago maledetto, che tanti, troppi malati oncologici e con loro medici, infermieri, ricercatori, tentano di sconfiggere, ma non sempre si vince. Non come chi vince sempre, ma come chi non si arrende mai. Niente sarà come prima, ma non è la fine. Il suo immenso coraggio, l'infinito affetto, non possono finire. Così vogliamo trasformare la morte in amore. Intendiamo dare sostegno alle persone colpite da malattie oncologiche e alle loro famiglie, oltre a sostenere la ricerca scientifica e la formazione di medici e ricercatori. La forza trainante dell'associazione è la cultura. Concerti, spettacoli teatrali e di danza. Presentazione di libri, mostre fotografiche e di pittura. Proiezioni cinematografiche ed eventi del cinema. Da una stella così luminosa, solo cose meravigliose possono fiorire. Grazie a tutti voi che contribuirete a realizzare questo sogno d'amore. L'amore vince su tutto. Questa lettura di Giulia è la presentazione che abbiamo fatto di questa organizzazione di volontariato Stella Deneb Francesca Caloiero, dedicata a nostra sorella che non c'è più, sulla pagina Facebook, dove si può accedere per acquisire informazioni sull'associazione e contribuire alle iniziative che vi abbiamo citato. Io mi chiamo Mimma, sono un medico. L'anno scorso nella nostra famiglia abbiamo vissuto uno tsunami. Per noi il Covid, l'evento Covid è niente rispetto a quello che abbiamo passato, perché come avete sentito dalla presentazione, una nostra sorella solare, energica, la più attiva, Francesca, ci ha lasciati dopo 6 mesi di lotta contro una patologia oncologica. E allora nel momento in cui, dopo tanti tentativi, lei ha lottato fino all'ultimo, nel momento in cui lei ci ha lasciato, abbiamo pensato che non poteva finire tutto così e che dovevamo fare qualcosa per mantenere il suo ricordo, ma soprattutto il suo ricordo in quella che era la sua caratteristica, cioè la generosità che la contraddistingueva. E quindi abbiamo pensato di fondare questa organizzazione di volontariato, in cui abbiamo pensato anche alla speranza nei giovani, nei suoi figli adolescenti, e quindi nel suo ricordo abbiamo pensato che il presidente dovesse essere un ragazzo, Luigi Fiorbianco, suo figlio, che pochi giorni dopo la sua scomparsa ha compiuto 18 anni. Abbiamo pensato che questa nostra esperienza doveva servire ad altre famiglie, ad altre persone che vivevano una patologia così grave, per alleviare un po' la sofferenza. L'associazione è stata formalizzata da circa un mese, però l'abbiamo pensata subito dopo la sua scomparsa, e la prima azione che abbiamo fatto, grazie proprio alla generosità di tutti gli amici e parenti di Francesca, abbiamo fatto una donazione al reparto di oncologia dell'ospedale di Lamezia Terme. Abbiamo pensato di far realizzare dei pannelli separé su misura che rappresentassero il lago di Varese che lei tanto amava. Lei si era costruita una famiglia, una vita, un lavoro, tutto sul lago di Varese, che amava quelle zone. E quindi abbiamo costruito questi pannelli perché i malati oncologici, nel momento in cui affrontano delle terapie molto importanti, potessero avere un modo di rilassarsi, così come degli strumenti di musica bianca per rendere la presenza in oncologia un po' più accogliente. Sono delle briciole, delle gocce che però insieme possono fare un oceano. Gli scopi di questa organizzazione di volontariato sono, in primo luogo, l'interesse appunto verso il paziente oncologico e la sua famiglia, il sostegno anche economico alle famiglie meno abbienti che non possono permettersi le cure, i viaggi, e nello stesso tempo promuovere la ricerca. E questo è nato da un'idea che proprio Francesca ci ha lasciato. In pratica, durante le ultime fasi della sua malattia, abbiamo scoperto che proprio in Calabria, nel Policlinico Universitario, era stata avviata una ricerca
per curare i tumori del colon e che anche persone provenienti da fuori regione venivano studiati e affrontavano il tumore, quello più brutto, quello del colon destro, con una genetica bruttissima, con una terapia biologica. Francesca quella terapia non l'ha potuta fare perché è arrivato in uno stadio molto avanzato, però abbiamo scoperto proprio il giorno in cui lei ci ha lasciato che dalle sue cellule si sono ottenute delle informazioni molto importanti per gli oncologi ricercatori del Policlinico di Germaneto, e abbiamo pensato che queste ricerche potessero servire ad altre donne, ad altri uomini, ad altri ragazzi che potevano affrontare una patologia del genere. E così abbiamo pensato che uno degli scopi principali dell'organizzazione di volontariato fosse di finanziare questi progetti di ricerca, che faremo appena possibile. E a parte per tutto quello che ha già detto Mimma, anche l'idea di fare un'associazione di volontariato è nata proprio dal pensiero della sua bontà, del suo altruismo di aiutare gli altri. E da quando lei se n'è andata, io personalmente ho cominciato a ricevere un sacco di messaggi da parte di sue amiche, conoscenti di Varese che noi non conoscevamo, che ci hanno raccontato un sacco di storie, di piccoli frammenti di vita in cui Francesca è stata molto importante per loro. Ha sostenuto amiche, ha sostenuto conoscenti, ha sostenuto tantissime persone in varie battaglie della loro vita, insomma. E quindi tutte queste persone si sono subito offerte di aiutarci, quindi ci hanno già contribuito, diciamo, economicamente da subito, e si sono offerte ad aiutarci per qualsiasi cosa, per noi, per qualsiasi cosa, insomma, ci fosse bisogno. E per mandare avanti questa nostra organizzazione abbiamo pensato di organizzare degli eventi, delle manifestazioni culturali, di cinema, perché diciamo è una cosa a cui teniamo molto. E quindi già nei prossimi mesi, appena il Covid lo permetterà, saranno organizzati eventi appunto culturali per finanziare anche un po' questa organizzazione e dare poi così la possibilità a noi di aiutare altre persone. E poi dall'anno prossimo, perché quest'anno purtroppo non siamo riusciti a farlo, si potrà donare il 5 per 1000, sempre per aiutare ovviamente l'organizzazione e aiutarci nell'andare avanti, insomma. Non siamo riusciti a farlo per quest'anno, ma riusciremo sicuramente a farlo per l'anno prossimo. Sulla pagina Facebook, Instagram, ovviamente poi si troveranno tutte le indicazioni per poterlo fare. Un'iniziativa a cui abbiamo partecipato con altre associazioni è quella delle parrucche. In pratica, nella nostra regione, a differenza di altre regioni, non è possibile ancora avere dei contributi per l'acquisto delle parrucche per le donne e gli uomini che sono sottoposti a chemioterapia. Sappiamo che i capelli sono una cosa molto importante, uno dei drammi più importanti di chi soffre queste patologie è quello di perdere i capelli, e così abbiamo pensato di promuovere a livello della regione Calabria un'iniziativa volta a rendere agevole anche l'acquisto con dei contributi, l'acquisto oppure proprio la prescrittibilità della parrucca, che rappresenta un segno, diciamo, di normalità per questi pazienti. Per concludere, giusto una piccola spiegazione del logo dell'organizzazione, dove è rappresentata la stella e ovviamente Deneb, la stella più luminosa della costellazione del Cigno. E questo vuole essere un segnale che anche nel buio, nei momenti bui, ci deve essere sempre una speranza, una luce che illumina i momenti più bui che si possono attraversare nella vita. E a volte la luce viene proprio dall'aiutare gli altri, possiamo dare una luce ai nostri momenti bui aiutando gli altri. È rappresentata sempre, il logo è rappresentato dal Cigno, appunto per la costellazione, ma anche perché il Cigno, il lago, sono i posti che nostra sorella adorava, dove adorava andare, erano dei posti
dove le piaceva andare spesso la domenica per guardare il lago, le sue montagne, i cigni, e tutto questo è rappresentato in quel piccolo logo che noi ovviamente abbiamo dovuto fare in modo molto sintetico, ma che per noi rappresenta tantissimo. E con questo vi salutiamo.